dovrebbe attraversare il Parco del Cilento, il Vallo di Diano, il gasdotto che dall'Algeria porterà il metano in Italia. Ma questo tracciato vede l'opposizione dei comuni dell'area. Vincenzo Miglino. Beh, se si prende qualcosa è bene, altrimenti fa lo stesso, perché io qua lo considero un paradiso terrestre. Qua è un posto bellissimo, è impagabile. Dopo aver attraversato via mare Sicilia e Calabria, le condutture del gas dovrebbero sbucare proprio qui, alla foce del fiume Bussento, nel golfo di Policastro. È il progetto Sea Line Tirrenica, con cui Snam Rete Gas vorrebbe far arrivare il metano algerino nella rete nazionale. Il problema fondamentale è quello della pericolosità, perché una tubazione a 215 bar lascia immaginare una zona ad alta intensità sismica. Sappiamo che ci sono dei vulcani sotto il livello del mare, in prossimità del golfo di Policastro. Uscito dal mare, il gasdotto proseguirebbe verso l'interno, attraversando anche il Parco del Cilento. Per costruirlo bisognerebbe abbattere 30.000 alberi. Per arrivare a Montesano e lanciarsi sulla dorsale appenninica, attraversi boschi, corsi d'acqua, sorgenti, luoghi in cui ancora una volta nidifica e vive la lontra e anche il gambero di fiume, e soprattutto vada a perforare montagne e bacini idrici, idrogeologici molto importanti per le comunità locali. Il gasdotto dovrebbe arrivare proprio qui, alle pendici del monte Cocuzzo, attraversarlo con una galleria di 1 km e 200 metri, passare altri due paesi alle spalle del monte e arrivare fino a Montesano sulla Marcellana. Snam garantisce l'assoluta sicurezza dell'opera, che comunque non porterebbe il gas nei comuni attraversati. In Cilento però non ci stanno e chiedono a Snam di ampliare un tracciato esistente che passa nelle zone interne di Calabria e Campania. Il PTCP sarebbe il piano di coordinamento provinciale, dove è previsto il divieto assoluto di attraversamento di conduttura ad alta pressione superiore a 30 bar su tutta la costa cilentana, da Sapri ad Agropoli.